È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Oakis. Capitolo 1. Nel corridoio in cui si era ritrovata a camminare risuonava una canzoncina priva di parole. La melodia, dopo circa 2 o 3 minuti di ascolto, diventava una vera e propria tortura. Magari è proprio questo lo scopo, pensò Lux. Si ritrovava nel corridoio senza alcuna intenzione di muoversi. La schiena era appoggiata alla porta di quella che doveva essere la sua nuova camera, che era stata sostituita dalla cella buia in cui aveva trascorso la notte precedente. E al posto dell'abito lilla, macchiato dei suoi peccati, prese posto una tuta unita color azzurro pastello. Al solo pensiero che qualcuno le avesse cambiato gli abiti nel momento in cui era stata priva di coscienza, per via della dose di sonnifero che le era stata iniettata, le vennero i brividi. Gli occhi erano fissi sulla carta da parati a tema floreale. Il colore giallastro del materiale faceva capire che era vecchia di anni. La sua mente non faceva altro che cercare di ricordare disperatamente cosa fosse successo quella mattina, cosa fosse scattato in lei da farle uccidere brutalmente tutti quei ragazzi. Eppure non riusciva a trovare una risposta. I ricordi si dissolvevano nel momento in cui si poneva una singola domanda: sono stata io a fare tutto questo? E quindi cominciava a sforzarsi. Le mani le finivano tra i capelli e le dita stringevano alcune delle ciocche nel disperato tentativo di tornare indietro nel tempo e di capire cosa ci fosse di sbagliato in lei. Poi ripensò a Freya, all'unica persona che negli anni le era stata vicina e che l'aveva sempre messa al primo posto, in qualsiasi situazione. Non riusciva a capacitarsi di averle fatto del male, di averla uccisa senza alcuno scrupolo. E proprio quando pensava a Freya, quelle immagini sembravano prendere colore nella sua mente. Le urla dei ragazzi le rimbombavano nelle orecchie e tutto quel rosso, quel sangue versato lo sentiva ancora gocciolare nelle mani. Le dita scivolarono al collo, stringendolo in una presa più o meno forte, in cerca di una sensazione che la potesse far stare male fisicamente, che le potesse far dimenticare il dolore lancinante che portava dentro al petto. Perché il dolore fisico era più semplice da affrontare. Lasciò andare la presa nel momento in cui la canzoncina fu sostituita da una voce a lei familiare. I pazienti sono pregati di farsi trovare nell'area ricreativa adesso, disse la dottoressa Grimbel con fare spazientito. Mantenete l'ordine, non si accettano ritardi. Quelle parole furono abbastanza affinché il corridoio si riempisse di ragazzi che a passo veloce, ma in fila l'uno dietro l'altro, si recavano verso quella che doveva essere l'area ricreativa. Luxia si aggregò alla massa e con suo grande stupore nessuno dei ragazzi proferiva parola. Di tanto in tanto riusciva a sentire il sussurro dei loro respiri e questo comunque le bastava per non sentirsi tutta sola. E la canzoncina riprese a rimbombare per le pareti. La stanza in cui finalmente arrivarono era estremamente e quasi troppo colorata. Ogni parete era di un colore diverso, decorata ognuna da un dipinto a tema. Ad ogni angolo e sparsi per la stanza vi erano dei divani, o semplicemente alcune sedie poste in maniera poco ordinata. Al centro vi era un tavolo da biliardo, cosa che la sorprese notevolmente. Un piccolo palco era posto sul fondo, decorato da vari strumenti che parevano di scena. Accanto ad esso, sulla destra una libreria prendeva posto con la sua grandezza e la vastità di libri che aveva da offrire. Sull'altro lato del palco invece c'era uno stereo con sopra dei CD posti su degli scaffali poco più in alto. Il pavimento stesso era bello da guardare, le piastrelle erano bianche e nere. Lux si pose ad un angolo della stanza in modo da passare inosservata e poter contare il numero dei ragazzi presenti, 20 per l'esattezza. Ognuno dei quali stava sulle sue, a camminare o semplicemente a star seduto in maniera scomposta sul divano. E poi
Anche quelle azioni cessarono. Si misero tutti in piedi e sull'attenti non appena fece ingresso la Greenbell. Il suo camice bianco svolazzava contro le gambe nude. Al suo fianco vi erano due uomini che avevano tutta l'aria di essere delle guardie. La dottoressa salì sul piccolo palco, tenendo strette al petto delle cartelle, mentre osservava tutti i presenti. «Buongiorno, ragazzi», disse con un sorriso impercettibile. «Voglio comunicarvi che adesso abbiamo una nuova amica qui con noi, la paziente 8326. Prego, tesoro, fatti avanti», disse con voce smielata, facendo viaggiare lo sguardo in cerca degli occhi scuri della paziente appena nominata. Ma Lux non si mosse di un millimetro, fissando negli occhi la donna. Non si era mossa perché lei non era la paziente 8326, era Luzia Montgomery, una studentessa del liceo e non una paziente di un istituto psichiatrico, o almeno lo era fino a 3 giorni fa. La dottoressa Greenbell sbuffò piano. Nel viso le si poteva leggere la notevole irritazione mentre alcune pieghe le si formavano ai lati degli occhi. «Sono certa che le darete il benvenuto che si merita. Non mancate però di informarla delle regole che abbiamo qui a Redwood. Non sia mai che per una mancanza di attenzione la nostra amica dovesse trovarsi in enormi guai», disse per poi continuare. «Bene, passate una buona giornata e buon recupero a tutti voi». E con passo veloce, scortata sempre dalle guardie, la donna se ne uscì, lasciando dietro di sé una scia di odio. Alla sua assenza sembrò quasi che i polmoni di tutti loro avessero preso nuovamente a raccogliere aria. Alcuni ragazzi si misero a giocare a biliardo, come se fosse normale, come se non sentissero il peso di quel posto. Per essere lì, ognuno di loro aveva sicuramente fatto qualcosa di brutto. Ma Lux non poteva di certo giudicare. Si rigidì però quando un ragazzo dagli occhi azzurri si avvicinò a lei. «Tu devi essere 8326». La sua voce era calma e rilassata, con un sorriso che se non fosse stato in quelle circostanze avrebbe fatto sorridere anche lei. «Stammi lontano», borbottò lei, mentre con le braccia cercava in qualche modo di proteggersi. Il ragazzo dagli occhi azzurri alzò le mani bloccandosi a qualche metro davanti a lei. «Vostra signoria è così schizzignosa da non voler parlare con noi malati di mente?» chiese mantenendo lo stesso sorriso limpido. Lux allora abbandonò lo stato di diffidenza che aveva strutturato. «Sono Luxia, non 8326», disse stizzita, ma cercò di nascondere un sorriso. Il ragazzo allora scosse piano la testa. «Tra qualche settimana te ne dimenticherai, o almeno fingerai di non ricordartelo», disse a bassa voce. «Io sono 5819. Fece un mezzo inchino, volontario, per farti chiarezza su come funzionano le cose in questo castello. Luxia non poté che abbozzare un sorriso. «Come ti chiami?» chiese. «Il tuo vero nome, intendo», chiarì poi. «Luis. Ma non dirlo a nessuno, altrimenti mi fanno il lavaggio del cervello», sbuffò piano per poi far cenno alla ragazza di seguirlo. Il suo tono di voce era così pacato da mettere quasi brividi. E finirono nuovamente nel corridoio con la stessa canzoncina ad accompagnare i loro passi. «Sveglia alle 8 in punto, sentirai la sveglia comunque, a letto poi alle 21, la colazione alle 9, il pranzo alle 13 e la cena alle 19. I pasti si consumano tutti insieme nella mensa». Teneva le mani in tasca, i suoi capelli erano scompigliati e leggermente arruffati, ma al ragazzo sembrava non importare. «Durante la giornata puoi fare quello che ti pare, stare in area ricreativa o nella tua camera, anche nel cortile se ti piace, ma non devi mancare mai un appuntamento con la dottoressa Greenbell se te lo prescrivono. Ci si ritrova una volta a settimana a parlare insieme al gruppo dei progressi fatti. Serve a poco e a niente. Ma mai mancare un incontro prestabilito», annuì fermandosi poi. «Sì, credo di non aver dimenticato nulla». Lo sguardo di Luxia vagò nuovamente per il corridoio, notando che lì dove era la sua camera, per il resto era composto solo da mura prive di alcuna stanza. In fondo però c'era una porta, ben lontana da tutte le altre, e in un materiale ben diverso da quello che sembrava il legno. «Cosa c'è dietro quella porta?» chiese Lux mentre osservava la porta in metallo che metteva fino al corridoio. «L'esperimento 6735», rispose Luis.